Allora mettiamo via un po' di roba, così abbiamo un po' il chiaro della situazione. E continuiamo a esplorare. Tante risorse, tanto cibo e questa... Che roba è? È un sacchetto di terra. Ok, presumo di poter coltivare. E questo penso sia un dungeon. Vediamo se ci moriamo subito. Penso proprio di sì, dato che... Siamo all'inizio. Cosa c'è qua sopra? Te ti posso prendere? Sembrerebbe di sì. E qua è tutto spaccato. Ok, vediamo dove ci porta questo corridoio. Oh merda! Lei è veramente una pessima persona, signore. Ah, c'ha pure un fratello. Perfetto. E ci danno questi... Componenti. Ah, questi circuiti. Ok. E questa che. Ah, questa è una cassa con del carburante. Va bene. Un'altra ruota. E questo. Ah. Con E. Gli facciamo qualcosa. E ci ha dato dei blocchetti. Va bene, gioco. Perfetto, abbiamo 20 blocchetti di metallo. Ok. E questa invece? Posso prenderla come il secchio. Altre casse. Beh, dai. Non so se il mondo genera a caso o se è una mappa predefinita, però sembra che ci stanno dando un po' troppe risorse all'inizio. Questo vuol dire solo due cose, o il gioco è magnanimo e ho appena preso danno dal fuoco, la cosa è molto realistica, o il gioco è molto magnanimo oppure il gioco è molto difficile e quindi ci lascia molte risorse per sopravvivere. Sì, c'è giusto un po' di fuoco, un leggero principio di incendio si potrebbe dire. Un'altra cassa con cibo e qualcosa. Ah. Sono semi di barbabietola. Va bene, allora ci faremo subito un campo. La lore di questo gioco non è molto chiara. In teoria dovrebbero esserci dei robot agricoli che si sono ribellati al proprio padrone, da quel che ho potuto capire. E noi abbiamo tentato di scappare da questo pianeta, ma non ci siamo riusciti a quanto pare. Beh, qua il dungeon è finito. Ora vedo di ritornare alla nostra navicella e vedere cosa possiamo fare. Una piccola curiosità, io soffro i danni da caduta? A quanto pare no. E mi sono perso una cassa nel tragitto. Perfetto. Sì, però io penso di non poter entrarci nella nave mentre va a fuoco. O mi sbaglio? No, a quanto pare ci posso entrare, ma ci sono delle risorse e delle attrezzature che non posso prendere a causa del fuoco. Io ho una fonte d'acqua, eccola qua, con un altro secchio. Ok, comodo, pratico. Perfetto, abbiamo due secchi e questa che cos'è? Queste dovrebbero essere quindi le zolle di terra, da quel che ho capito, con cui posso farmi un orto. Sono staccabili per 5, perfetto, perfetto. Allora vediamo di fare man bassa. E questo invece? Fertilizzante. Ok, gioco. E un terzo secchio. Presumo che questo secchio lo posso riempire? Lo posso riempire, perfetto. Allora spegniamo quell'incendio e vediamo cosa possiamo fare. Perfetto, qua spegniamo tutto quanto. Ha due secchiate per questo. E ho già finito l'acqua. Perfetto, abbiamo spento... Più o meno tutto l'incendio. Io qua cosa posso fare? Qua serve una batteria che a quanto pare ho. E abbiamo ridato corrente, perfetto. Ok, il gioco mi consiglia di farmi una macchina, però non penso che possa andare così tanto avanti questa macchina. Ma allora io direi di riempire i nostri secchi un'ulteriore volta e di andare a cercare un altro posto, una struttura dove poter abitare che non sia distrutta come la nostra astronave o come la struttura là in fondo. Va bene, allora cerchiamo un posto dove far casa.
E ho trovato una struttura molto strana. Con altre casse. Oddio! Il problema è che ne ho visti tanti altri. Signori, voi mi volete male perché voglio fare casa qua? Non avete più un padrone? Ebbene, voi siete ufficialmente licenziati, grazie mille. Perfetto, non c'era niente di interessante e là vedo qualcosa luccicare. È un'altra cassa? Sembrerebbe di sì. Ed era un'altra cassa. E ho trovato anche una pannocchia gigante. Due, tre pannocchie giganti. E questa che roba è? È un blocco. Questa pietra è troppo grande per il martello. Ah sì, ho messo il gioco in italiano. A quanto pare di default era settato a lingua inglese, non lo sapevo. E quella bestia che correva e tutti i robot gli vanno anche addosso. Che roba è? Era inquietantissima. E mentre inseguivo quella mucca strana, ho trovato una strada. Io spero che ci siano delle strutture abbandonate e intatte nei percorsi di questa strada. Strutture sì, intatte più o meno. E sento rumori poco raccomandabili, però c'è altra terra. E tu dovresti essere quella cosa che ho visto prima. Non so cosa tu sia, ma vai via, per favore. Oddio! Simpatica l'animazione di quello. Ok, non era una morte, era una caduta. E abbiamo anche delle api. Se io cado da qua, ci muoio? No, grazie gioco. Però è pieno di signori che devono essere licenziati. Io ho appena trovato una struttura verde, non so bene che cosa sia. Un po' come tutto il resto di questo gioco. Ma ha dell'acqua che ci fa male ed è rosa. No, però non posso entrarci. Non ho proprio spazio nell'inventario. Devo trovare un posto dove stazionarmi. Tipo quella cosa lì se non ci spawna la gente dentro. Tanto è vicino a un corso d'acqua. È vicino a quella cosa verde. Direi che può andar bene. Oddio, vediamo se dentro c'è gente, però sembrerebbe di no. E questo? Questo è lo stesso robot che abbiamo nell'astronave. Ah, ok, questa è una stazione meccanica e ci permette di fare 5 cose. Che non c'ho i componenti per fare almeno il craft bot. Quindi bisogna andare a cercare signori da licenziare. Arrivo, piccole bestie di Satana. Ed ecco qua il primo signore che verrà licenziato. Venga, venga, non sia timido. E non mi ha dato il componente. Grazie, robot. Ho appena trovato una struttura stranissima. Mi richiede le verdure che io ho nell'inventario, ma non so come metterle dentro. Sarà una cosa che scopriremo in futuro. Eh no, signori, ma cosa? No, mi state spaccando l'orto. Figli di troia. Ma che cazzo mi rappresenta? Ma mi spaccano l'orto, sti stronzi. Guarda, ho perso una carota. Figli di troia. Eh no, bisogna subito rimediare allora. Quest'orto è sotto custodia. Ok, esplorando in giro ho trovato questa cosa non molto distante dalla nostra officina ed è pieno di robot che bullizzano le mucche. Signori, lasciatela stare per favore. No, quando muore fa coriandoli. Ma cosa? Oddio, ma non così. Cazzo.
avvisate e datemi il circuito giusto. E mi hanno one-shottato. Ok, primo c'è morto, manca il secondo. Eccolo laggiù. Oh mio Dio, sono diventati tre ora. Io però sto morendo di fame, sto morendo di tutto. Ti prego, gioco, dimmi che non ce ne sono altri. Perfetto, ho ripulito tutti quanti i piani e indovinate un po', non c'era niente dentro. Ho trovato un chip, uno solo. E invece avevo saltato una cassa, adesso ne abbiamo 8 su 10. Dai, prima di finire voglio almeno farmi il craftbot e vedere cosa posso fare. Quindi se i signori vorrebbero farsi vedere per essere licenziati, sarei molto contento. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know.